Anche quest'anno ci ritroviamo insieme con tutti i soci della grande famiglia Fadoi al 23° congresso ed è la terza volta che veniamo qui a Bologna che ci ha come sempre accolto bene. Anche quest'anno l'attività del congresso si svolgerà in una plenaria che vedrà protagonisti numerose innovazioni nel campo farmaceutico, oltre agli highlights su quelli che sono i punti di rilievo e i caratteri distintivi della società scientifica nei confronti poi di tutta la sua enorme attività di formazione e di ricerca, formazione che ci ha portato al primo posto tra le fondazioni e ci ha permesso di vincere per la terza volta consecutiva l'Award tra le formazioni, tra le fondazioni per quel che riguarda la formazione e anche nell'ambito della ricerca, ecco l'aspetto distintivo che verrà esplicitato in plenaria dal professor Giancarlo Agnelli, che è il chairman dello studio, oltre che essere il supervisor per Fadoi dell'attività di ricerca, anche presenterà appunto il Caravaggio, in cui è la prima volta che una società scientifica porta avanti uno studio multinazionale di fase 3. Altro aspetto che caratterizzerà quest'anno l'attività della Fadoi è il master sull'hospitalist. La realtà sociale di questi ultimi anni ha fatto sì che il paziente, che è il paziente tipico della medicina interna, un ultra 75enne polipatologico in politerapia, con una grande quantità di condizioni che portano a defaianze dei principali organi e motori, rene, fegato, con impegno cerebrale, il paziente fragile non sia più solo caratteristico dei reparti di medicina interna, ma è presente oramai anche nell'urgenza, in tutti i reparti chirurgici, nell'ortopedia, nella ginecologia, nelle oncologie. Questi pazienti affidati agli specialisti d'organo o a specialisti chirurghi, quando si presenta uno dei loro problemi emergenti, vengono trattati di volta in volta dal singolo specialista, quindi viene il cardiologo, il neurologo, lo pneumologo, il diabetologo, finendo per determinare una frammentazione e indurre in questi pazienti il senso di avere un medico di riferimento. Noi intendiamo plasmare per questa caratteristica una figura nuova di medico internista che abbia competenze pre e post operatorie e competenze anche di metodiche diagnostiche strumentali come l'echografia bedside. Questa sarà la figura dell'hospitalist. E altro aspetto importante che tendo a rilevare, un corso sulla uso dei farmaci senza danno, che fa parte poi di una campagna mondiale dell'OMS dedicata proprio a prevenire i danni da farmaci. Oggi i farmaci e le nostre armi sono molto più potenti che non nel passato. Questo ha portato a enormi vantaggi, ma fa correre anche grandi rischi di danno per la maggiore potenza del farmaco stesso.